Salve popolo di GS Radio e di GS Television, bentornati alla nuova edizione, alla nuova stagione di The Wrestling Corner View. Qui a farvi compagnia Daniele Antonio Battaglia, alias Rugantino 7, e poi la bellissima Miss Alexis. Oh, finalmente siamo tornati! Però dai, non perdiamo tempo in queste quisquiglie, forza. Noi parliamo infatti, di cose serie. Infatti diciamo subito che questa nuova stagione sarà un po' particolare, cambieremo un po' il format della trasmissione. In primis già ci vedete che 2 anni fa invece eravamo solo in versione audio podcast classico, mentre adesso le nostre belle facce. Esatto. E poi nelle puntate di quest'anno parleremo per lo più, faremo delle piccole biografie o comunque analizzeremo la carriera di un determinato wrestler alla volta, e poi ci saranno anche delle interviste, quindi restate sintonizzati con GS Radio e GS Television, perché di volta in volta vi proporremo sempre qualcosa di nuovo. E allora, per cominciare, per imposizione del sottoscritto, da dittatore, esatto, quali sono? Qua non ho avuto voce in capitolo assolutamente, proprio zero. Ecco, abbiamo deciso, così nella piena democrazia, di dedicare questa che è la prima puntata della nuova stagione 2023 a The Ultimate Warrior. Quindi, grande. Ecco, allora... cominciamo subito con te, Alexis. Qual è il tuo ricordo di Ultimate Warrior? La tua opinione anche su un personaggio che è stato molto controverso nel mondo del wrestling? Intanto stiamo parlando comunque ricordi da ragazzina, anzi da bambina, perché comunque stiamo parlando qua di massimo primi anni 90, diciamo. Per me è l'età della coscienza in cui ho incominciato a seguire wrestling, e comunque veniva un po' propinato in quel periodo. Quindi sono ricordi che comunque mi colpiscono sempre, perché il periodo in cui io mi sono approcciata a wrestling, quindi vedere questi personaggi che ancora avevano degli strascichi anni 80, tutti colorati, particolari, non ho ricordi specifici, però mi ricordo quel periodo e quelle sensazioni che comunque di questa cosa spettacolare, perché praticamente io rivedevo che esisteva nella realtà il cartone animato dell'Uomo Tigre, e quindi praticamente per questo era stupendo per me questa cosa. Però man mano poi si crescendo, comunque poi ti rendi conto che questi personaggi che sono diventati comunque delle icone, e lì ti fanno tanti documentari e tanta roba, e lì ho scoperto anche delle cose più particolari, me li sono diciamo andati a ricordare in differita, diciamo, in questo senso. Però ricordi sì, come una specie di circo che diventava realtà nella mia mente, però bello, sì. Ecco, e lui poi era uno dei protagonisti. Con il tempo sei peggiorata, perché da fan sei diventata wrestler. Sì, vabbè, sono dei passaggi finché proprio non si arriva alla frutta in questi casi. Ecco, Ultimate Warrior, per chi non lo sapesse, è l'unico wrestler che per me supera l'Undertaker, almeno cioè nella mia personale classifica. Quindi ho un amore viscerale verso questo personaggio, per cui ho tifato in un modo assurdo da ragazzino, e non posso fare a meno di ricordare quella che io ho vissuto come una sorta di finale dei campionati del mondo, perché per chi non lo sapesse io sono un grande tifoso di calcio, insomma 20 anni di radiocronache calcistiche lo testimoniano. Però ecco, nel 90 è stato l'anno dei mondiali che si sono giocati in Italia, e oltre a quelli per me c'è stata anche, quando me l'hanno fatta vedere, perché non era come adesso la trasposizione video di una puntata di Raw, di SmackDown o della All Elite, che il giorno dopo o addirittura in diretta la vediamo in lingua originale da noi. Passava qualche mesetto tra una puntata e l'altra che veniva registrata negli Stati Uniti o in Giappone, perché io, a differenza di Miss Alexis, ho qualche annetto in più non solo sulle spalle ma anche come fan di wrestling, perché ho cominciato a guardare Tiger Mask e Antonio Inoki. Vabbè, ma tralasciando questo, che lì andiamo ancora più indietro nel tempo,
ricordo appunto nel 90 che ci fu WrestleMania 6, quindi parliamo di quella che all'epoca era la WWF. Il match, il main event di quell'anno fu Hulk Hogan contro The Ultimate Warrior, campione del mondo pesi massimi contro campione del contro campione intercontinentale. Sì, ma lì, Warrior. Scusa se ti interrompo, questo sempre perché poi con memoria retroattiva praticamente visto anch'io WrestleMania 6 poi da più grandicella, non era soltanto, diciamo, in quel caso un match tra due personaggi, era proprio tra due movimenti, perché c'erano poi tutto un pubblico, c'era gli Hulkamania contro i Warriors, quindi proprio era una sorta di faida, ma non soltanto da due personaggi, proprio questo è entrato a fare parte della cultura pop di quel periodo del mondo del wrestling, perché fu una faida non soltanto, proprio come una partita di calcio, proprio tra tifoserie totale, ed è stato praticamente, mi ricordo comunque, un evento pazzesco, e anche il match è stato uno di quelli che in quel periodo, diciamo, non se ne vedevano, con tanti KO, schienamenti, cioè fu praticamente proprio per restare e mantenere viva questa roba tra le due tifoserie, chiamiamole così, hanno creato un po' questo match quasi... Non lo so, io mi ricordo che pende ogni volta che tu pensavi che era finito, non era finito. Esatto. Era pazzesco. Esatto, se lo racconto con il trasporto del bambino di 10 anni, 11, che lo vide in quel momento. Cioè, io proprio ogni volta che Hogan rischiava di pinnare, di schienare Warrior, io ero lì col fiato sospeso, che speravo che Warrior alzasse una gamba, il gomito, la spalla per annullare il conteggio. E quasi qua, cioè, ho quasi esultato come quando l'Italia ha vinto i mondiali, quando Warrior poi ottenne la vittoria e schienò Hogan. E quello penso che alla fine sia stato comunque, vedremo anche perché, il picco in assoluto più alto della carriera dell'Ultimate Warrior. Correggimi se sbaglio, se tu pensi che ci sia qualche altro momento. Allora, diciamo che praticamente, a parte, diciamo, una parte iniziale della sua carriera, dove comunque, diciamo, il suo personaggio si stava facendo conoscere, questo è stato sì il momento più alto, anche perché poi comunque da quel momento in poi ci sono stati molti problemi, sia con McMahon, con la federazione, anche il fatto che abbia vinto il titolo mondiale ed lui deteneva già il titolo intercontinentale per regole che c'erano all'epoca, il giorno dopo gliel'hanno levato, se non la stessa sera, non ricordo bene, il titolo intercontinentale. Il giorno dopo, esatto. Quindi comunque... non in questo caso specifico, però comunque ci furono diversi problemi con McMahon, che poi comunque si sono andati sempre a portare delle situazioni altalenanti, e già l'anno dopo stesso, stiamo parlando nel 91, dopo che c'erano stati già dei problemi, si racconta di questa lettera che mandò Warrior dove voleva per partecipazioni varie, dei soldi, una... cioè, delle cose che comunque, diciamo, non avevano, cioè diventavano una soap opera praticamente. Era Warrior e McMahon, una sorta di Beautiful del ring. Si prendevano, si lasciavano, si prendevano, si acchiappavano, gli facevano vincere qualcosa e il giorno dopo lo buttavano fuori. Cioè, e quindi questa altalenanza della carriera non gli ha dato mai una stabilità. E quindi sì. I titoli ne ha vinti pochissimi. Cioè, uno pensa che sia pluridecorato, ma invece è rimasto molto... non si sa se problemi interni di comportamento, cose specifiche, però un giorno era lì al top di tutto e il giorno dopo, no caro, ciao, devo andare, magari ti licenziamo, come è successo prima di SummerSlam, sempre negli anni 90, gli ha dato una lettera, tieni, qua c'è la lettera, ciao, te ne puoi andare. Cioè, esatto, perché Warrior... purtroppo aveva un caratterino abbastanza, non solo forte, ma anche, diciamo, cocciuto.
Sì, e... McMahon poi è una drama queen, quindi praticamente tutto lo fa trasformare in una soap opera e quindi diciamo non potevano mai creare qualcosa di stabile, entrambi impossibile. Tant'è vero che quando cominciò appunto questa guerra tra McMahon e Warrior, o se volete tra Warrior e la WWF diventata poi WWE, cioè se la sono tirata per tanto tempo e come ha detto Miss Alexis, però come dei fidanzati strani che si odiavano, si riprendevano, tornava per due mesi, poi veniva di nuovo licenziato. Stessa sorte in WCW quando firmò per qualche mese con Eric Bischoff, che dopo Halloween Havoc gli diede il ben servito, anche lì per questioni di pretese elevate da parte di Warrior, che comunque dopo quell'evento in cui ci fu la rivincita a distanza di anni con Hogan, dove fecero vincere Hogan, dove vinse Larkster, all'improvviso non si vide più inserito nelle card. Lui arrivava alle arene, nei palazzetti dello sport per la serata, ma non era... Non trovava, esatto, è vero, questa cosa l'ho sentita anch'io, ma perché sembra quasi che, siccome la grandezza di Warrior è un personaggio troppo amato, come dimostra appunto Halloween Havoc del 1998, sono stati quasi forzati a riprodurre quello che fu WrestleMania 6, perché c'era bisogno di questo scontro. Il pubblico lo voleva, però siccome non riuscivano proprio ad andare d'accordo, facevano questo, quello che voleva il pubblico, e subito dopo gli davano il bel servito, lo mettevano in condizioni di doversene andare praticamente. Sì, perché alla fine dei conti, gli anni in cui Warrior ha oggettivamente combattuto, da quando è arrivato nel wrestling più importante, oh, e boh, quindi sì. Parliamo dalla WWF, senza voler essere diciamo restrittivo, per i titoli che ha vinto prima in coppia con Lance Von Erich, campione del Texas e quant'altro, però oggettivamente gli anni si contano se non sulle dita di una mano, ma poco più. Cioè, perché poi addirittura c'è stata una sorta di mezzo ritiro, ogni tanto combatteva da qualche parte, faceva delle comparsate tra virgolette, delle apparizioni, e tra cui la stessa WWE che lo riprese due o tre volte, ma sempre per pochi mesi, poi si litigavano di nuovo e se ne andava, fino ad arrivare a quello che fu effettivamente l'ultimo match in New Wrestling Evolution a Madrid nel 2008, quando combatté contro Orlando Jordan per il titolo dei pesi massimi della NWE, dove erano presenti di sicuro il Nazareno, il presidente della Italian Wrestling, e se ricordo bene anche Thunderstorm. Comunque combatté lì, vinse, rese poi il titolo vacante il giorno dopo addirittura. Sì, a Barcellona. Ah, Barcellona, scusami. Prima la vinse a Madrid, poi il giorno dopo l'ha reso vacante a Barcellona, perché c'era proprio quel tour indimenticabile che fece la New Wrestling Federation. Wrestling Evolution. Tra una federazione e l'altra, da WCW. Sì, quindi in questo tour di Madrid fu uno dei più importanti che fece la federazione, appunto perché c'erano questi nomi di tutto rispetto che hanno fatto spicco. Anche perché oggettivamente, almeno da quello che si racconta, se Warrior non fosse all'improvviso, tra virgolette, impazzito in senso buono, cioè non avesse cominciato a chiedere più soldi a McMahon, la WWF dell'epoca gli aveva spalancato le porte della federazione, perché gli aveva fatto fare il passaggio del testimone da Hogan a Warrior proprio in WrestleMania 6. Tant'è vero che il match finisce e poi è lo stesso Hogan che gli alza il braccio con la cintura di campione del mondo. Certo. Sì, ma è stato proprio una... È come quando dici, io ci ho provato in tutti i modi. Io ci ho provato, ma proprio non siamo riusciti ad andare d'accordo. A dimostrazione c'è stato comunque di tutte le parole, il discorso, l'ultimo discorso che fece proprio Ultimate Warrior dopo l'ingresso nella Hall of Fame, quel giorno a Raw, il giorno proprio prima di morire, si capisce come praticamente ci siano state sia del forse un po' di rimpianto per quello che ha perso magari per il suo carattere,
ma sicuramente comunque la dimostrazione che quello che ha fatto è stato comunque grande, sì, grande. E se si considera appunto che gli anni effettivi di lotta sono pochissimi, diciamo nelle federazioni principali sono pochi, cioè è tanta roba. È anche vero, lui ha pure combattuto in New Japan, se ricordo bene, prima della WWF, ebbe una faida con Vader, che era anche agli inizi. Però ecco, se si considera il fatto che in proporzione gli anni di combattimento ad alti livelli sono stati pochi, però di lui si parla ancora e tutti ricordano. Era quel gran periodo in cui c'è stato un boom del wrestling e questi personaggi erano al top totalmente, cioè erano gli idoli, cioè in confronto l'odierno, ormai va bene, semi ritirato John Cena, ma nel suo epoca d'oro, dove praticamente era la faccia di tutto quello che era merchandising, non riuscirà mai a eguagliare quello che era in quel periodo. Singoli lottatori che magari non ci ricordiamo neanche i nomi, era proprio tutto, era tutto un periodo, non era un personaggio, era proprio quello, all'anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, proprio prima dell'inizio poi dell'Attitude, che apprende a stravolgere tutto quello, perché comunque ci voleva qualcosa di nuovo e di diverso, okay. Per richiamare un po' l'attenzione, che con questi personaggi non si riusciva più a eguagliare. Era anche questo il discorso. Sì, anche perché parliamo di personaggi con della carisma. Guardia, ci... un carisma straordinario, a cominciare da Hogan, poi Warrior, che tra le altre cose Warrior gli prepararono proprio un cammino per diventare l'erede di Hogan, tant'è vero che prima di fare il match titolato a WrestleMania 6 lui ebbe anche una faida con Andre the Giant, dove ci fu anche una storica body slam di Warrior che andava a copiare a quella fatta, esatto, quella di Hogan a WrestleMania 3. Cioè, quindi poi vabbè, Warrior ebbe dei feudi, delle faide, scusate, ho mischiato l'italiano con l'inglese. Sì, vabbè, ma quello era proprio, era evidente, quando il passaggio del testimone classico non è stato colto. Purtroppo, sì, purtroppo ci soffriamo tutti, perché abbiamo avuto un personaggio che per pochissimo è stato presente, anche se ha fatto tanto, ma ognuno ha tante storie, cioè apro e chiudo parentesi, cioè chi sa la parte, diciamo, un po' cuttigliara del wrestling, che chi non sapesse cuttigliaro, come lo traduciamo in italiano? Pettegolezzi. Per esempio, uno Shawn Michaels, che noi sappiamo essere ora un caposaldo della WWE, anche comunque a capo di NXT, all'inizio praticamente, quando ebbe forse il primo contratto, non arrivò, lo licenziarono ancora prima di iniziare, cioè per far capire come praticamente certi personaggi erano gli anni 80, 90 stravaganti, quindi personaggi che abbiamo anche rischiato di non conoscere. E poi bastava poco. E poi per sottolineare il fatto che l'importanza di Warrior c'era, era reale, a parte che lui quando uscì già la prima volta dalla WWF fondò una sua accademia, un suo fumetto che andava in vendita in tutti gli Stati Uniti e forse anche oltre, penso anche magari paesi come il Giappone, dove la lotta libera è molto importante. E ecco, cioè vendevano lui, anche se non era più in TV, non lavorava con la WWF o con la WCW o con l'ECW, lui comunque era sempre ben voluto e amato. E infatti i problemi nascevano da lì, che lui voleva il riconoscimento di tot royalty percentuale dalle federazioni dove andava a combattere. E il peso del suo personaggio si sente anche quando rientra improvvisamente per 2-3 mesi e uomini del calibro wrestler, che adesso sono leggende, Hall of Famer futuri, come Triple H, viene fatto jobbare praticamente a WrestleMania. Ma è così, diciamo che quando ti comporti male o comunque non vai d'accordo col capo, però poi di conseguenza tu vuoi partecipare a quella cosa, c'è un 80% grande che praticamente quello, non dico ti prende in giro, giusto? Però che un attimino si prende una rivincita, perché dici ok, io ti faccio tornare, però ti faccio pagare quello che mi hai fatto
quello che mi hai fatto in precedenza, però il mondo del wrestling è così, di tutto quello che di cui parleremo in questa stagione ne sentiremo e ne racconteremo tantissime di queste retroscena, cioè questo è solo l'inizio, è solo proprio uno dei tanti, ma di qualunque, non parliamo soltanto anni 80-90, cioè fino a ora ce n'è retroscena, che magari sono meno eclatanti perché non siamo in quel periodo, tutto era molto più amplificato, quindi... diciamo. Tanto è vero che, per chi non lo sapesse, il match a cui ho fatto riferimento contro Triple H, se ricordo bene, dura poco meno di un minuto o poco più di un minuto, e parliamo di WrestleMania. Triple H, che era già importante, non era il novellino di turno, esatto, da due mesi in federazione. Ma è proprio una dimostrazione incredibile di... Cioè, Warrior lo asfalta in tot secondi, subisce, sì, se ricordo bene, anche più di un pedigree. Da Triple H, sto andando a memoria. Credo sia quello, il famoso pedigree che si rialza immediatamente. Sì, esatto. Bravo, quello è entrato nella storia, come distruggere una qualunque personaggio, una gimmick in un secondo. La mia mossa viene, boom, e si rialza. Però ecco, quello era Warrior. Cioè, quello era oggi Warrior, non lo vedresti mai. Oggi tu non lo vedresti mai. Però quel personaggio di Warrior, per com'era, oggi non è impossibile. Cioè, ecco, ma perché è sempre il discorso qua. Cioè, io a questo punto ufficialmente propongo una puntata su questi anni 90 che sono stratosfeci, hanno creato personaggi incredibili. Ecco, ne parleremo in direzione. Intanto, per il retroscena, tanto per intenderci, per chi non lo sapesse, oltre a dire che quando Warrior cominciò, gli venivano a malapena dati $25-35 di rimborso spese per il gasolio, certe volte ci rimetteva, e ci rimetteva pur facendo il viaggio in coppia con un altro personaggio che poi ha fatto qualcosina nel mondo del wrestling e che tuttora vediamo combattere, non più in WWE o in WCW, che non c'è più, ma lo vediamo attualmente in All Elite, e stiamo parlando di Sting, perché all'inizio, quando cominciarono, questi due baldi giovani, Warrior e Sting, facevano coppia e si chiamavano, non cominciarono subito con il nome che sto per dire, si chiamarono dopo un po' in questo modo, però Blade Runners, perché si millanta perché leggenda narra che entrambi fecero le comparse nel famosissimo film, che chissà, nel film appunto Blade Runner con Rutger Hauer e Harrison Ford, che tra l'altro ho visto l'altro giorno su Sky, ma così non gliene frega niente a nessuno, lo volevo dire, che voi umani non avete nemmeno mai immaginato. Come abbiamo detto prima, abbiamo accennato anche alla faida con Andre the Giant, quella con Ravishing Rick Rude, che si vantava di avere il fisico più scultoreo della WWF all'epoca, e tolse anche il titolo a Warrior, il titolo intercontinentale, che poi Warrior vinse di nuovo. Ma ci fu anche una bella faida contro Macho Man, che culminò con poi in realtà andò avanti, però ci fu un altro match a WrestleMania, in questo caso WrestleMania 7, dove ci fu un match con la carriera in palio tra Warrior e Macho Man, che era all'epoca spalleggiato da Sherry. E vinse Warrior, perché Warrior comunque è uno dei wrestler in carriera che ha perso di meno, poco decorato, ma ha vinto tanto. Io spero che tutto questo che noi stiamo raccontando ora, chi magari è più giovane, segue il wrestling e conosce ma non nel dettaglio, si vada a cercare i video, perché veramente per quanto noi possiamo raccontare è sempre un minimo di quello che si può. Quindi io vi invito, adesso che stiamo quasi per chiudere, di segnarvi bene gli eventi, Halloween Havoc, WrestleMania 6, andarveli a cercare, perché veramente sono... Non si può non conoscere. Ecco, se volete appunto visto, esatto. WrestleMania 7, poi la Royal Rumble del 91, dove Warrior perse il titolo contro Sergeant Slaughter, che era all'inizio un patriottico americano, che poi però, quando batté Warrior conquistando il titolo dei pesi massimi,
con un'irregolarità, perché non lo vinse in modo pulito, perché Warrior ha perso 2-3 match nella sua carriera e sempre in modo sporco da parte, perché anche quando lo batté Rick Rude ci fu un'interferenza ad aiutare The Ravishing Rick Rude all'epoca. E ecco, sono tutte date importanti. Poi chi può si vada a vedere l'induzione nella Hall of Fame del 2014. Sì, vabbè, quello è più vabbè, anche il discorso. Io mi ricordo che quel discorso è stato bellissimo, poi ancora più toccante sapere che quel giorno dopo arriva la notizia della morte, cioè allucinante. No, infatti. Però è un bel discorso che non solo per chi è nell'ambiente, cioè per qualunque situazione della vita bisogna ascoltare. Peccato che siano venute alla fine, diciamo, poteva essere avere un'esperienza molto più lunga nella WWE, WWF, come dobbiamo definirla. Sì, perché comunque la WWE, per chi non lo sapeva, chi non l'avesse era capito, era WWF prima, World Wrestling Federation. Ora hanno avuto problemi con la WWF. Sì, pensavano che avrebbero combattuto i Panda, forse. Ma vogliamo dire, c'era l'attuale WWE ha avuto tanti problemi con altre realtà, tipo Marvel. Anche all'epoca Hulk Hogan, Hulk che veniva da Hulk, l'omino verde. Sì, vabbè, è anche vero che non bisogna attaccarsi a qualunque cosa. quindi voglio dire, sì. Anche perché era una cosa che all'epoca si faceva, infatti lo abbiamo detto, Sting e Warrior insieme, che si chiamavano Rock, Blade Runner, e Shock, come erano Rock, e poi vabbè, Warrior prima di diventare The Ultimate Warrior fu Dingo Warrior, comunque sì, era normale, presero il nome proprio per questo motivo, perché ci si rifaceva a film, a altri personaggi famosi che potessero attirare l'attenzione. Ora dico l'ultima cosa per i nerd del wrestling, che magari ci potrebbero contestare il fatto che io ho detto che Warrior ha perso solamente 2-3 volte. Sì, perché poi ci sono le altre sconfitte. Sono che i pignoli, non sono i nerd. Ecco, no, ci sono un tot di altre sconfitte, ma sono arrivate quasi tutte per count out o squalifica al limite. Ecco, quindi cioè, in quel caso è un po' differente la situazione. Nota. Però con il pin sul ring, effettivamente siamo a quelle lì, contro Hogan ad Halloween Havoc, contro Ravishing Rick Rude, contro Sergeant Slaughter. E quanto ci sono rimasto male quando ho perso con Slaughter. Comunque, a prescindere da questo, io direi che per la prima puntata di questa stagione siamo arrivati alla conclusione. Io e Miss Alexis vi ringraziamo per averci seguito e speriamo di potervi rivedere anche nelle prossime puntate di The Wrestling Corner View, sempre su Just Radio, Just Television. Ciao! Ciao!